quest'oggi al convegno della UIL farete un po' il punto sulla sanità, sulla SDU e le criticità e il futuro dell'azienda sanitaria. Sì, assolutamente. Oggi parleremo di PNRR, di case della comunità, di ospedali di comunità, quindi faremo un po' il punto di quello che per noi è il futuro della SDU rispetto a un piano che ci permette di avere finanziamenti sicuramente per la logistica e poi l'organizzazione starà a noi finalmente prendere il paziente, diciamo, in carico con questi nuovi modelli organizzativi. Negli ultimi giorni si sta tanto parlando sia del punto nascite che dell'ospedale di Albenga. Su questo avete avuto sviluppi da parte della dirigenza? Ma questo è il piano sociosanitario, sappiamo che abbiamo delle azioni in atto, sappiamo che la Regione sta lavorando su questo. Da questo punto di vista non posso essere, diciamo, io a dare proprio una risposta rispetto a questa, perché il mio è un ambito territoriale, quindi su questo si sta lavorando in Regione, insomma poi si vedranno gli sviluppi. Questa è una partita che diciamo, è a un livello di piano sociosanitario.